L'abito da lavoro di Cenerentola è un paio di scarpette rosse. Lei le metteva sempre quando scendeva in strada a prostituirsi. D'altra parte, come diceva alle sue amiche che la prendevano in giro per via di questa mania, è con una scarpetta che si prende un principe. Non hai mai letto Cenerentola? Adesso, a dire la verità, erano un po' sformati, visti gli anni trascorsi da quando le aveva comprate da Arnold's, una vera follia, e i tanti passi che avevano fatto. Ma lei non voleva separarsene. Da quando poi non aveva battuto chiodo, come diceva, nella notte in cui aveva dovuto lasciarle a casa ad asciugare, visto che la sera prima la pioggia fu così intensa da formare ruscelli lungo i marciapiedi, le considerava un vero e proprio portafortuna. Qualcosa che la faceva distinguere dalle altre prostitute. Quasi che gli uomini, ma le erano capitate anche donne e addirittura coppie, fossero attratti più da quelle scarpette rosse che dalle forme dei suoi fianchi, dalla sua grande bocca, dalle sue gambe slanciate o dai suoi seni, di cui faceva intravedere generosamente, estate o inverno che fosse, le belle forme. E in effetti quella sera lui la scelse proprio per via di quelle scarpette. Un po', a dire il vero, gli fece pena quella ragazza ferma sul marciapiede, immersa nella nebbia, ma un po' fu proprio il rosso a chiamarlo, quel color di sangue che gli ricordava la vaga ombra della madre e del secchio in cui lei ogni mese metteva a mollo i suoi pannolini mestruali, quel color di sangue che lui, Jack, aveva già cercato con la punta del suo coltello nel ventre di altre puttane, tante altre volte.